occasione di questo interessantissimo convegno, non prima se mi ha consentito di dire anch'io mia volta due parole in testimonianza della mia ammirazione per l'insegnamento di Carmelo Pagliari, partendo da una frase che all'inizio dell'Ottocento aveva enunciato Schleiermacher: l'ermeneutica si basa sulla non comprensione del discorso. Ora, questa affermazione sembra del tutto ovvia, un truismo, in realtà non è così, è una innovazione di grande portata, perché prima si riteneva che un testo fosse di per sé naturalmente del tutto comprensibile, poi c'era qualche piccola oscurità, qualche piccola contraddizione che la vecchia ermeneutica si adoperava a risolvere, ma i testi fossero del tutto comprensibili. Con Schleiermacher abbiamo un totale rovesciamento, si parte dal non compreso, dal non detto, da quello che non riusciamo a capire. Noi guardiamo il passato come un quadro pieno di lacune, ma le lacune non sono più residuali, ma sono la trama delle lacune, è la struttura stessa, il terreno su cui l'operazione critica si deve impiantare. Vengono sbalzate in primo piano e non più come fatti di sé. E questa un po' è stata ed è e continua a essere la nostra stella polare. Constato però che negli ultimi decenni ci sono altre tendenze in campo storiografico, soprattutto in ambito anglosassone, e direi anche e soprattutto quella di perseguire una ricerca storica avvalendosi anche di strumenti di ricreazione, qualche misura narrativa, perché per dare compiutezza con trucchi nuovi di psicologismo, con esperienti anche letterari. In tutto ciò non vedo nulla di male, ma temo che con questa tendenza si tornino a considerare le lacune come qualcosa che ricomincia nuovamente a dare fastidio, un po' come la polvere che va messa sotto il tappeto e non una costituente essenziale e fondamentale del nostro esercizio storici. Nulla di male, ma forse con un tocco, con un espediente letterario, con una pennellata psicologica, noi inavvertitamente facciamo come un pittore dell'Ottocento che ridipinge le lacune di un quadro fortemente pieno di buchi. Una tendenza quindi che potrebbe inavvertitamente favorire delle facili scorciatoie al non compreso e a quello che non capiamo. Ecco, direi che non conosco voce più limpida di quella di Pier Nicola Pagliara come controveleno a questa facile tendenza, perché Pier Nicola in tutti i suoi inserimenti, in tutti i suoi discorsi mette subito in primissimo luogo: questo non lo sappiamo, questo non è chiaro, questo non siamo ancora in grado di risolverlo. Le lacune riacquistano allora preminenza come terreno fondante della storia e quindi, conoscendolo, so che i tantissimi non lo so che dice Pier Nicola sono altrettante onorificenze scientifiche, quindi più passa il tempo più apprezzo i suoi non lo so come componente fondativa dell'esercizio di storico. Ecco, ciò detto, volevo quindi introdurre quest'ultima fase del nostro dibattito presentando, ma non è il caso di presentarlo, Howard Barnes della Normale di Pisa, ma anche anima del Centro Palladio, che affronta, diciamo, un tema quanto mai caro a Pier Nicola, ma anche il tema di una vita di studioso di Howard, che è appunto Palladio e Vitruvio. Anche io vorrei associarmi con espressioni di felicità di essere presenti in queste occasioni e di ringraziamento a Pier Nicola Pagliara per la sua amicizia, la sua compagnia, nel mio caso i castelli in Scozia, Chateau in Francia, in America, a Londra qualche volta, e anche per i suoi studi magnifici che hanno approfondito, chiarito dei settori chiavi dell'architettura rinascimentale, i palazzi, il magnifico studio fatto con Susi Butters, purtroppo recentemente scomparsa, sul Palazzo di Tribunale, su Fra Giocondo, studio di Vitruvio nel Rinascimento, Fabio Calvo e via dicendo.
un grandissimo studioso che ha sempre saputo cercare la precisione, il dettaglio, la documentazione, senza mai perdere la visione d'insieme, una visione architettonica, una profonda conoscenza dell'architettura e allo stesso tempo una profonda conoscenza dei contesti culturali e storici, collegando la ricerca, il documentino anche, o quello che è scritto in alto a destra sul disegno, con problemi grandi, con temi grandi. Quindi un grande ringraziamento a Pier Nicola per questa bellissima giornata con, dove sono presenti tanti dei suoi allievi o persone che sono i beneficiari della sua scienza e della sua amicizia. Allora, io cercando di un tema per questa occasione, ho voluto fare qualcosa che ha a che fare con Vitruvio, e ho pensato di guardare gli inizi, l'avvio dei studi palladiani su Vitruvio. La comprensione di Vitruvio da parte di Palladio è stato approfondito in modo magnifico da Pierre Gros nel suo libro su Palladio e l'Antico. Io volevo in questa presentazione esplorare un po' la fase prima della maturità, prima del Vitruvio di Daniele Barbaro e Palladio, prima della definizione da parte di Palladio delle tipologie sue e ovviamente vitruviani per il palazzo e il teatro, soprattutto discussi in modo meraviglioso da Pietro. Tutti sanno che Vitruvio era di importanza fondamentale per Andrea Palladio, e l'importanza, questa importanza di Vitruvio è palesato da Palladio stesso nelle prime righe dei quattro libri, dove dici: mi proposi per maestro e guido Vitruvio, il quale è solo antico scrittore di quest'arte. Palladio chiaramente, come così tutti noi, ha letto Dante, primo canto dell'Inferno, dove Dante dice che il suo maestro e guida è Virgilio. E qui abbiamo una specie di equazione che possiamo facilmente risolvere. Allora, se c'è il rapporto Dante-Virgilio, Palladio-Vitruvio, allora Palladio è il Dante dell'architettura. 68, ben 68 volti in un testo che non è lunghissimo, un testo di quattro libri, Palladio fa menzioni di Vitruvio. E Vitruvio è fondamentale per studiare tutta la visione palladiana dell'architettura, della sua idea della figura dell'architetto, la figura anche culturale dell'architetto, le cose che deve conoscere, la storia antica dell'architettura, poi per le distinzioni fondamentali, non solo la triadi vitruviana, ma anche per l'idea di architettura pubblica, architettura religiosa, architettura privata, e per le tipologie fondamentali, ovviamente per gli ordini, e anche per il modo in cui, leggendo con attenzione Vitruvio, si
vedi che un sistema degli ordini genera soluzioni tridimensionali per via dell'intercolumne e via di cose che tutti a cui sanno. Poi il grande momento della presentazione al pubblico delle idee palladiane, se vi trovi ovviamente è la pubblicazione del 1956 della traduzione, un commento molto molto ampio di Daniele Vavro del testo di Vitruvio con le bellissime illustrazioni di Andrea Palladio. Alla sua lettura della ricostruzione in basso a sinistra della casa degli antichi troviamo anche l'idea palladiana diventato conto in tutta Europa, dell'America del Nord, in Russia, della casa importante di campagna con Romano. Allora, dove comincia tutto questo? Io vorrei porre la domanda, vorrei sfogliare alcuni disegni, vorrei anche far vedere qualche rapporto tra i disegni e gli studi precedenti, secondo o contemporanei. Antonio da San Gallo, il suo fratello, in rapporto a questi primi approcci, primi indagini palladiane su Vitruvio, su via dei Vitruvi. È ben possibile, direi, che l'interesse per Vitruvio comincia quando è ancora un laboratorio specializzato dipendenti nella bottega di Giovanni di Giacomo da Bollezza a Vicenza. Un po' di anni fa c'è stata una scoperta molto importante, cioè una postilla di Vincenzo Scamozzi nella sua copia di Giorgio Vasari, dove dice che Giovanni di Giacomo faceva dei disegni delle antichità di Roma a Roma e che lui, gli Scamozzi, è in possesso di quei disegni. E possiamo vedere una conoscenza di dettagli romani da parte di Giovanni di Giacomo e chi lavorava per lui, tra cui Palladio, nell'anno 1531, data del portale della Chiesa dei Servi a Vicenza, dove possiamo facilmente vedere che la traviazione è un'accettazione della traviazione degli edicoli del Pantheon ben 6 anni prima che fosse pubblicato da Sebastiano Selle, quindi avevano in bottega dei disegni del Pantheon. È molto probabile che c'era anche uno o più copie delle varie edizioni disponibili di Vitruvio, ma di questo non sappiamo niente di sicuro. Quello che è sicuro invece è che almeno verso la metà degli anni 30, quando è in costruzione la villa di Cricoli da parte di Gian Giorgio Trissino, il contatto palladiano con Trissino ha portato a conversazioni, a scambi su Vitruvio e la sua pertenenza all'architettura moderna. Per dare un'idea della conoscenza di Vitruvio e di Gian Giorgio Trissino, abbiamo non solo una sua prefazione per un libro sull'architettura, potrebbe sempre fine essere una traduzione di Vitruvio, mai più sviluppato o pubblicato, qualche brano dell'Italia illustrata, come il passo che cito qui, faccio vedere in
basso, quei grandi pilastri posce averne nel mezzo colonne e celsi sopra piedistalli, poi continua a parlare del zoffero e cornici e il solido articolati, e usa altrove la parola epistile derivata da Vitruvio. Il disegno a sinistra è un'interpretazione della casa degli antichi con dei termini vitruviani. Se guardiamo alle basi dell'ordine ionico inferiore della facciata della villa di Cricoli, vediamo che quelle basi sono le basi vitruviane pubblicate già nell'11 delle illustrazioni a Vitruvio da Fra Giacomo. Quindi Trissino conosceva Vitruvio, sicuramente anche uno più copri di Vitruvio, forse guardava queste edizioni e discuteva di Vitruvio con Palladio. Allora, negli anni 30 e 40 a Palladio faceva i primi disegni che noi abbiamo che riguardano Vitruvio. Questo è un decennio in cui Antonio Svangallo e suo fratello Battista hanno continuato loro studi vitruviani, molti fogli di Antonio e poi i disegni, bellissimi disegni della coppia della prima edizione di Vitruvio, dove Battista ha riempito spazi vuoti con disegni di molte delle tipologie descritti da Vitruvio, aggiungendo anche le note. Poi, già 37, pubblicazione del quarto libro di Sebastiano Servius di Ordini, e nel corso degli anni 40 ci sono alcune pubblicazioni molto importanti, il libro sulle antichità di Sebastiano Servius di 40, le annotazioni a Vitruvio di Guillaume Felondré nel 44, e poi un progetto presentato di Claudio Tolomei, cioè di fare una bella edizione di Vitruvio e allo stesso tempo di tradurre in un italiano di Genti, una lettera scritta nel 42 pubblicato nel volume delle lettere di Claudio Tolomei, la sua famosa lettera pubblicata nel 47. Questo è il contesto di background. Allora, in questo decennio Palladio si definisce come architetto, si stacca dall'attività manuale, costruisce, collabora con Giulio Romano a Palazzo Thieni, va a Roma probabilmente tre volte e studia Vitruvio. Ricordiamo che in questo periodo, quando è a Roma, anche rileva capolavori moderni, la chiesa di San Biagio nel complesso dei tribunali in alto a sinistra, la Villa Madama e il tempietto di Bramanti. E possiamo datare in modo purtroppo molto approssimativo i disegni fatti in quest'epoca. Un'epoca che va forse dalla metà degli anni 30 fino ai primi anni 50, caratterizzato nella scrittura palladiana da una forma del E che giustamente o ingiustamente gli studiosi hanno chiamato le in forma di Epsilon. Io non penso che questo sia un tocco alla Trissino da parte di Andrea Palladio, perché vedendo delle scritture di questo periodo, molte persone facevano loro in
questo modo. Questi due diapositivi permettono di confrontare le normali a sinistra, un documento, anche questo non datato, ma sicuramente in anni 50-60, con uno delle noti presenti in disegni che sono illustrazioni del testo di Vitruvio. E ricordiamo che questo E lungo, questo E epsilon, appare sul foglio che possiamo datare all'anno 1547, perché sappiamo che in quell'anno è andato a Tivoli a rilevare i monumenti. E faccio vedere insieme di un foglio dove Palladio a mano libera ha fatto un schizzo della pianta del Tempio di Ercole Vincitori, scrivendo le misure e anche scrivendo l'orientamento con un strumento per fare rilievi, indicando non i gradi come noi, ma i gradi di uno delle 8 venti. E possiamo vedere che il foglio di lavoro è piegato in 8 sezioni, probabilmente perché Palladio l'ha piegato e messo nella borsa, nella tasca, qualcosa che non troviamo in genere con i suoi disegni d'architettura. Quindi nel periodo, e non sappiamo dove inizia, dove finisce, in cui usava questa forma del E, stava facendo rilievi importantissimi a Roma. Allora, guardiamo questi disegni in modo sbrigativo e poi tornerò a guardarli uno per uno. In alto una tipologia del Tempio Dorico con una nota che spiega il sistema dei moduli. Sul verso c'è, vedete, due disegni. C'è il disegno con la parte a sinistra. La parte della cornice staccata da quello apparteneva con il grosso della trapiazione dorica sul verso del disegno del tempio dorico, ma è stato separato, tagliato, è totalmente separato, e io ho notato che infatti appartiene insieme. Questo modo di fare l'insieme dell'alzato, metà alzato, e poi mettere i dettagli dell'ordine sul verso, vediamo anche in un studio di un tempio vitruviano ionico, con il disegno del capitello e della base sul verso del foglio. Qui abbiamo un terzo gruppo, recto e verso, tempio ionico, è un studio molto accurato con il tratteggio della trapiazione e capitello dorico sul verso. Qui ci sono le noti che accompagnano, note che questo si chiama il stilus, quando entra una colonna e l'altra lì entra due colonne ed uno quarto e via dicendo. Quindi una piccola parafrasi del testo che troviamo. Qui abbiamo il tempio Monopteros e Peritono secondo Vitruvio, anche con noti che sono parafrasi del testo vitruviano, scritto con un linguaggio, un
dialettali, non sono trascrizioni di un testo scritto dal Fiorentino dei Sangalli, ma potrebbe essere anche più o meno dettati e scritto con le sue parole, diciamo, da Giorgio Trissino, molto accurato come modo di fare un alzato ortogonale e collegarli con la pianta, qualcosa che vediamo anche nei progetti. Allora, questo è il gruppo, solo nuovi disegni, con annotazioni, con parafrasi di Vitruvio e qualche volta con brevi commenti, quando parla per esempio della probabilità che c'era nella cupola dei templi circolari che c'era un'apertura come negli edifici antichi, soprattutto in Patria. Poi presentazione dei dettagli degli ordini sul verso del fondo. Questo gruppo di disegni quindi sembra quasi un abbozzo di una raccolta di disegni basati sul testo di Vitruvio o come illustrazioni di un libro, e forse appartenevano ad un libro di disegni, non erano photoshoppi come ora. Ovviamente mancano più fondi. E vorrei ora guardare i disegni in rapporto a materiali che era a disposizione, partendo dall'edizione di Fra Giocondo dell'11, le illustrazioni di Fra Giocondo preso dalla piccola riedizione del 13. Per esempio l'introduzione dell'ovolo nei capitelli torici risale a Fra Giocondo. Qui vediamo che l'illustrazione di una trapiazione dorica anche risale a Fra Giocondo, è ripreso in una forma prospettica che rassomiglia un po' al disegno palladiano, cioè vedendo la sporgenza della trapiazione nelle annotazioni di Filondrie in basso di 44. Questi disegni per la maggior parte hanno le epsilon, però uno dei templi ionici ha una nota, e questo è un grosso problema, dove la nota è scritta con un E normale e poi continua, e sembra che la stessa persona che sta scrivendo con le epsilon, non so se posto a distanza dall'immagine potete vedere questo. Cosa significa questo? Ha iniziato con lei normale, poi entra in una fase epsilon e aggiunge quella nota. Non sembra tanto possibile, anche perché l'inchiostro, il peso, la velocità di scrivere sembra tutto uguale. Questo è un grosso problema. Faccio vedere ingrandito la nota sul tempio ionico. Questi coloni sono lunghi da piedi 15 fino a 20, come seria e via dicendo, cioè è un parafrasi di Vitruvio, e anche utilizzando
la parola e distiglio e poi scrivi coegio, cioè architrave. Davido le due versioni della parola, uno molto vitruviano e l'altro più generale. È inevitabile vedere una rassomiglianza stretta come tra questi disegni con brevissimi testi che sono parafrasi più che vere traduzioni e i disegni di Battista da Sacca. Sono dettagli, solo un dettaglio lì del Sistilos. Poi se passiamo ai dettagli vediamo più o meno la stessa cosa, cioè che le cose illustrate appartengono ad una famiglia di cui gli antenati fondatori sono le illustrazioni di Fra Giocondo. Certe cose sono illustrate da Fra Giocondo e poi Fedondrie e poi San Gallo decidono di illustrare queste cose anche per il capitello Ionno, la base di Truliano. Vediamo Filondrie in alto a destra, sotto a secondo, a sinistra a destra. Poi il tempio monotono con moltissimi scali attorno deriva più o meno direttamente come riguarda pianta e alzato della parte bassa da Fra Giocondo, vediamo le molte scale. Poi un variante qui quando passa, perché c'è la possibilità di avere delle finestre, anche qui una lunghissima nota con le epsilon su questo, sulla questione del fiori, del piramidi, non solo le dimensioni di colonne, delle insieme, eccetera, eccetera, tutto seguendo il testo di Vitruvio. Questo disegno qua, che non abbiamo discusso finora, è, mi pare, non una ricostruzione di un teatro specifico antico, ma presenta un schema con un triangolo vitruviano per il teatro. Allora, lasciamo questi disegni con i loro misteri, con i problemi che sollevano, e vediamo che uso ha fatto di questi disegni a Palladio nella redazione delle illustrazioni al Vitruvio di 1556. Sappiamo ovviamente che per alcune illustrazioni il suo punto di partenza chiaramente le illustrazioni di Fra Giocondo, per esempio per la casa romana, facendo modifiche sì, però l'idea di base è sempre quella di Fra Giocondo. Qui vediamo l'utilizzo di un disegno simile a quello che abbiamo a sinistra, che io ho restituito mettendo insieme le due parti, un'illustrazione nel Vitruvio della Traviazione Dorica. E qui vediamo come Palladio ricicla il disegno del decennio precedente del monottolo, anche conservando le due tavole a destra, conservando questa soluzione postale con tantissimi
scali sotto il tempio e vediamo nel territorio come quando passa all'illustrazione sa di più sulle forme dei templi antichi e prendi come modello per la pianta con il collocamento delle finestre, prendi il tempio rotondo accanto al tempio. Il disegno a sinistra, il disegno autografo di Palladio, che è per ragioni storiche è scappato dal grande gruppo di potere di disegno e del gruppo in Italia, è finito nella biblioteca dell'Università di Cornell in America. Qui vediamo questa progressiva assimilazione da parte di Palladio del linguaggio antico dell'architettura che va portato a arricchire le sue ricostruzioni. Vediamo anche come in questo caso, quando pubblica la sua idea sul tempio, tempio perittero, come cerca di salvare le apparenze rispetto al testo con questa piramide di cui parla Vitruvio, facendo vedere la forma piramidale che si può costruire, che finisce partendo dall'estremità della cupola, all'interno della cupola, e finisce con il fiore sporgendosi sopra. È un tentativo di risolvere questo problema. Faccio vedere un'altra volta la sezione alzata del tempio. A sinistra non possiamo leggere, troppo piccolo, ma Daniele Barbaro scrive che si vedono piramidi sopra templi circolari antichi nelle monete di Nerone. E faccio vedere due monete di Nerone che si potrebbe leggere con un po' di buona volontà come piramidali, ma Palladio non coglie questa idea di una copertura conica o piramidale, invece cerca di salvare tutto con quel triangolo che insieme. Allora, probabilmente in Roma, in contatto con i San Gallo, Palladio aveva preso un atteggiamento più storico e più critico verso il testo di Vitruvio, probabilmente vedendo Vitruvio in un dato momento storico e vedendo che c'erano sviluppi ulteriori nell'architettura antica dopo il tempo di Vitruvio. Si vede qualche indizio di questa idea nel libro quarto sui templi antichi, dove qualche volta anche data un edificio in base alla lavorazione dei dettagli. Questo è il famoso disegno a sinistra della Traviazione Ionica da parte di Antonio da San Gallo, dove scrive Vitruvio e Gofo. È tipico dei disegni molto puntigliosi, questo rilievo sacralesco della Traviazione del Teatro di Marcello. E vediamo, e siamo più tardi di 46-47, l'inizio nelle opere costruite di Palladio di un atteggiamento critico verso Vitruvio. Non metti più la base ionica vitruviana, ma sulla facciata di Palazzo Porto
segui una base ionica che ha trovato e più elevato a cascata, più elevato a sinistra. E una curiosità interessante è il fatto che la base della facciata del palazzo è introdotto da Paolo Veronesi nello sfondo del suo ritratto del committente del palazzo di Secolo Porto, ed è stato possibile, questa è una ricostruzione fatta da Simone Modisini al centro, è possibile sovrapporre su quel frammentino rimasto quando la tela era ritagliata, sovrapporre una campata della facciata del palazzo, così che vediamo che Zeppo e la sua moglie erano rappresentati in una specie di edicola che probabilmente era montato come parte della decorazione della sala del palazzo. E vediamo qua in base la base ionica pubblicata in 4 libri di Palladio, la base della villa di Cricoli di Trissino e i dettagli che ho fatto vedere. E questo atteggiamento critico verso Vitruvio è reso assolutamente esplicito da parte di Daniele Barbaro nel 56 nel Vitruvio, dove fa una lunga polemica contro Sebastiano Servio, che ha criticato l'architetto del teatro di Marcello perché non segue le regole vitruviane, e spiega perché è giusto essere critico e tenere conto delle dimensioni dell'edificio, il modo in cui sarà visto, eccetera. Allora, conclusione. Difficile arrivare a conclusioni, a parte il fatto che Palladio, già anni prima del lavoro con Barbaro, che non sappiamo nemmeno quando quello ha cominciato, ma negli anni 50, ha fatto dei studi molto seri di Vitruvio, guardando il testo, forse con l'aiuto di qualcun altro, non direi appoggiandosi alla traduzione offerta nelle edizioni di Cesariano, Durantino e Caporale, ma andando al testo, forse aiutato da altri, e facendo disegni che come modo di presentare, con la presenza dei acroteri, con l'alzato ottagonale, con parafrasi del testo di Vitruvio, con analisi del sistema modulare, sono molto molto simili ai disegni di Battista e San Carlo. Quindi io penso che quel lì negli anni 40 c'era un contatto. Un contatto abbastanza stretto per dare a valore a questo. Possiamo anche immaginare che esistesse un libro, almeno un libro di disegno a mano, come più fogli, che Daniele Barbaro ad un certo punto ha visto e ha pensato: Palladio è un uomo che è lui che deve aiutarmi e fare le illustrazioni. Quindi a questo punto chiudo, questa è una zona poco esplorata, solleva problemi di cronologia difficili e anche altre domande che forse non possiamo mai risolvere sui rapporti di Palladio con Antonio da San Carlo e il suo fratello. Grazie. Grazie moltissimo Nora Bellos per questa ampia, bellissima sintesi di una ricerca paziente di Palladio, sistematica ma anche in grande evoluzione, che ci dà un quadro molto
mosso dalle sue propensioni, e quindi passo però a questo punto subito la parola a Vitale Zanchettin, professore presso lo IUAM, ma anche architetto dei Palazzi Vaticani, che ci racconterà qualcosa della scala michelangiolesca del Nicchione del Belvedere. Palazzi Vaticani che sono letteralmente crivellate al loro interno da scale, scalette di difficile assegnazione, scale iniziate ma riattate a cappelle e tamponate, e quindi diciamo un'altra pagina della complessa storia, nella storia già di questa stessa complessa di Palazzi Vaticani. Quindi la parola a Vitale. Il pontificato di Giulio III riveste un ruolo importantissimo, nonostante la durata abbastanza limitata, per l'architettura di Michelangelo, specialmente ovviamente nella fase tarda. Vasari scriverà molto più tardi che il Papa né alla Villa Giulia fece cosa senza suo consiglio, né in Belvedere. Dipinti più tardi, come quelli che vedete alle mie spalle, mostrano, raccontano storie legate a questi incarichi o queste consulenze, ma si tratta spesso di, molto probabilmente, consulenze spesso informali, chissà come date. Certo che il Belvedere deve aver assunto un ruolo un po' particolare negli anni di pontificato di Giulio III, e mi pare che lo restituisca abbastanza bene questa lettera che vedete alle mie spalle, in cui dopo il lungo conclave che aveva portato al soglio pontificio all'elezione di Giulio III, il Papa dispone siano restituite le chiavi a Michelangelo della fabbrica di San Pietro. Lo fa stando in Belvedere. La domanda è: che ruolo ha la scala di Belvedere? E come vedremo, proveremo a porre la domanda anche al contrario, ovvero se possiamo avere qualche indizio in più sulla condizione di quello che non si configura ancora come cortile di Belvedere, ma come fabbriche di Belvedere, grazie a questo piccolo edificio, la cui paternità è abbastanza condivisa, ma bisognerebbe anche intendersi in che cosa consista un progetto michelangiolesco, se possiamo considerarlo come un progetto di dettaglio, se possiamo considerarlo soltanto come un parere. Fatto sta che dal primo anno di pontificato il Belvedere diventerà gradualmente, in realtà confermerà il suo ruolo di asse di comunicazione tra palazzo e la villa, la famosa villa di Innocenzo VIII, alla sommità del Colle di Sant'Egidio. Lo diventerà attraverso una duplice qualificazione, quella di una qualificazione di un appartamento alla quota delle logge, collocato proprio a ridosso della seconda loggia, quindi alla quota delle stanze di Raffaello, e un ripensamento invece del corpo di testata, quello rivolto verso nord, che come vedremo verrà dotato di ambienti di rappresentanza con una misura completamente differente rispetto a quella che avevano avuto fino ad allora. Questo appartamento che noi vediamo rappresentato in un famoso disegno di Taddeo Zuccari, lo vediamo qui sul fondo di questa terrazza torridore,
con un portale non prettamente monumentale, ma comunque chiaramente segnato. È costituito da una serie di ambienti collegati attraverso una scala lumaca alla quota di quella che più o meno dell'appartamento Borgia, della galleria lapidaria. Quindi un sistema, un edificio completamente integrato al sistema di collegamento tra le due zone di palazzo, dotato, che sarà dotato più tardi in realtà di una vera e propria cappella sotto Pio IV, ma che non ci interessa per il momento come architettura quanto per il fatto che sia un vero appartamento. Lo vediamo qui, siamo in questa zona, eccolo qua, con un ordine in peperino, si attesta sul punto in cui c'era la più antica parte del palazzo, la torre dell'orologio rappresentata fin dalla prima medaglia sotto Giulio II, e qui vediamo la faccia opposta nel cosiddetto cortile triangolo con la cappella, l'absidiola di questa cappella che si sporge su queste murature, naturalmente oggetto di grandi rifacimenti e con grandi superfettazioni più tardi. È un ambiente affrescato, questa è la cappella, affrescato già sotto Giulio III, poi ripreso sotto Urbano VIII, e in cui non si vede, ma la Damnatio Memoriae dopo la fine del suo pontificato ha portato alla raschiatura e alla ridipintura di quelle che erano iscrizioni dedicatorie a questo Papa. Come poteva essere il Belvedere in quel momento? Per avere un'idea ci aiuta naturalmente la veduta di Van Cleef, datata un po' più tardi, che ci mostra la lunga manica di Belvedere con un insieme di persone che si muovono lungo questo corridore, questo corpo di fabbrica che minimizza i fuoriasse che noi tutti ben conosciamo che esistere tra il Nicchione di Belvedere e il corridore nord-sud, il Nicchione più basso e un edificio appena abbozzato in questo momento, ma evidentemente noi naturalmente non possiamo fidarci in maniera così totale delle asserzioni di Van Cleef. Quello che ci interessa è notare come esiste un piccolo edificio in questa zona e sostanzialmente un vuoto in questa. È a partire dal pontificato di Giulio III che questa zona, che corrisponde allo stato attuale con questo settore, viene investita da un'attività edilizia che la trasformerà in tempi abbastanza brevi in un vero e proprio edificio, cioè dotando la zona di Belvedere di stanze decorose di dimensione considerevole e degne della funzione che evidentemente questo Papa voleva dare a questa zona. Da questa condizione, da questa scelta macroscopica derivano naturalmente la conferma del sistema di collegamento dell'attuale galleria lapidaria con una porta che scende da quella scala lumaca che abbiamo visto poco fa, l'utilizzo di questo corridore coperto alla quota inferiore più o meno nell'appartamento Borgia, naturalmente per vedere tutto in salita, che conduce alla scala terminale e che porta al cortile ottagono, il cortile delle statue, tutto oggetto di riqualificazione sotto Giulio III, che metterà sul fondale di questo corridore la famosa statua dell'Arianna, e eccola qua la scala che più o meno ben tutti conosciamo. In sezione l'Etario ci mostra come funziona questa scala, ci mostra anche, benché rappresenti un piccolo edificio in questa posizione, come esistesse un passaggio aperto in questa zona che conduceva dove? Naturalmente conduceva alla quota dell'appartamento, in grosso modo, dell'appartamento, delle parti più alte del Belvedere di Innocenzo VIII. Eccola qua allo stato attuale.
Il portale è coperto da un tetto che è di nuova fattura, ma riproduce un tetto fatto sotto il pontificato di Urbano VIII, ma a quella data dobbiamo immaginare esistere sostanzialmente soltanto una sorta di torretta in questa posizione e, come vedremo tra poco, un corpo di fabbrica, che era l'unico esistente e rappresentato da Van Cleef, è abbastanza diverso da quello che, anzi radicalmente diverso da quello che vediamo, se non altro, nella parte superiore. Da questa volontà di collocare, di realizzare un vero e proprio una vera e propria palazzina sul lato sinistro di Belvedere deriverà la necessità di realizzare dei corridori semianulari, non tanto al primo livello, che è quello che vediamo ora, quanto al secondo livello, perché a terra si poteva anche tollerare l'esistenza di un corridore scoperto, al secondo livello ovviamente no. La configurazione generale di questa palazzina che qui vediamo è molto semplificata, è molto trasformata, comunque ci fa capire subito come le dimensioni delle stanze in questa zona siano molto più rilevanti di quello che si poteva realizzare nella parte a destra, così vincolata dalla presenza del cortile delle statue. Sotto questa zona, ancora decorata, esistevano delle volte modificate, demolite in parte in epoca abbastanza recente, comunque completamente decorate. Siamo in questo punto, siamo qui. Sopra queste volte esisteva un piano, probabilmente di poco valore, sicuramente una preesistenza, in questa zona, che noi vediamo ancora nella famosa veduta di Grindelwaga in Castel Sant'Angelo. Cosa voglio dire con questo? Che il progetto di ampliamento dell'edificio in questo settore ovest impone di rimodellare completamente questa zona, o meglio di raggiungere questa quota tenendo l'interpiano esistente, esiste ancora, passando sopra questa quota e raggiungerla, e in questo modo raggiungere attraverso un corridore chiuso la zona della nuova palazzina. Lo vediamo ancora questo interpiano ancora esistente in questa zona, questo quello che non esiste ovviamente nella parte di nuova edificazione. Possiamo avere un'idea di quale fosse la situazione sotto il pontificato di Giulio III. Anzi, è molto probabile, almeno io ho la sensazione, che i lavori impostati sotto Giulio III vengano interrotti bruscamente alla morte quando l'edificio è arrivato alla trabeazione, ma non venga realizzata per intero. Lo penso perché, come tutti sapete, l'iscrizione dedicatoria della trabeazione sommitale è tutta dedicata a Pio IV, quindi per arrivare a quella quota necessariamente tutto il fronte di Belvedere deve aver avuto un ripensamento generale. Vediamo comunque in questo foglio degli Uffizi il portale monumentale realizzato prima del pontificato di Giulio III da Antonio il Giovane. Vediamo anche però la scala centrale, tra poco, e già il doppio corridore anulare che ha sostituito la scala bramantesca. Questo un po' nel dettaglio, ed ecco qua il portale sopra i tetti. Si tratta di un intero programma che comprende anche un programma di affreschi, un vero ingresso, da dire trionfale, con due bellissimi angeli attribuiti, se sono giuste le attribuzioni, o a Tibaldi o a Daniele da Volterra, la volta, anche questa affrescata, e il controcampo di questo muro chiuso
chiuso. Oltre questo muro c'è il tetto, ma vediamo ancora traccia del grande arcone. Esiste poi una piccola stanza, ancora anche questa decorata sotto Giulio III, proprio nella sommità, una piccolissima stanza con una veduta mozzafiato su il panorama a nord di Roma, anche questa affrescata sotto Giulio III, quindi l'idea di una decorazione che rivaluta tutta questa zona. Ed ecco qua il secondo corridore anulare. Per capire l'importanza di questo nuovo, di questi nuovi ambienti rimodellati sotto Pio IV, è sufficiente uno sguardo alle loro dimensioni, confrontandole anche così, in maniera, immaginando come possano confrontarsi con gli ambienti tutto sommato piccoli a questa quota del restante fabbrica di Belvedere. Dobbiamo quindi immaginare al tempo di Giulio III qualche cosa, senza ovviamente il nicchione sommitale, che somiglia molto a questo edificio, quello che vediamo tagliato. Nel farlo Giulio III fa eliminare la scala bramantesca e ancora Vasari, nella versione del 1568, dirà che Michelangelo fece fare quella quadra con i balaustri di Peperigno che vi è ora molto bella. Aveva Vasari, ci dà anche una data, aveva Vasari quell'anno finito di stampare l'opera delle vite dei pittori, scultori e architetti in Firenze. La data è confermata nel 1551 da un pagamento trovato da Ackermann per facchini che hanno portato diverse pietre di Peperino per fare la scala di Belvedere. Eccola qua, per come la conosciamo, disegnata nel codice Conner, la scala sommitale del Belvedere, e poi da Sebastiano Serre, e l'eco che questa suscita negli affreschi all'interno della sala di Costantino. A proposito dell'intervento al tempo di Giulio III, abbiamo due fonti principali grafiche, una un disegno, quasi sicuramente per una proposta non realizzata, da dirlo semplicemente riflettendo su questo gradino posto in questa posizione. Abbiamo le vedute, che abbiamo visto, quella che abbiamo visto poco fa degli Uffizi, una conservata a Montreal, probabilmente idealizzata e che è una sorta di progetto complessivo per il Belvedere, e infine questa. Tutte e tre concordano nel mostrarci due rampe convergenti in quello che si configura non come un cortile ma come un grande viario con piante e sicuramente in questa condizione in divenire del belvedere bramantesco. Abbiamo poi dei disegni sui quali ha fermato l'attenzione Frommel e che gli hanno consentito di fare una ricostruzione insieme a questa che è in realtà la fonte primaria per la scala di Belvedere, vale a dire un disegno conservato alla Biblioteca Vaticana attribuito a Giovanni Colonna da Tivoli, che mostra la scala, abilmente mostra i gradini, indica è un disegno prim che mostra la scala, i gradini, mostra il numero di gradini e abilmente mostra il gradino di dentro e di dentro e di fora. Adesso Frommel ha ipotizzato che la scala avesse balaustri sia rivolti verso l'esterno, il cortile, il futuro cortile del Belvedere, sia verso il muro. Secondo me questo è il punto confutabile, un po' almeno dubbio di questa ricostruzione, però resta il fatto che, come sappiamo, in Belvedere, in Campidoglio, i gradini ci sono anche verso il muro. Si potrebbe interpretare invece il disegno di Giovanni Colonna da Tivoli come appare da fuori questa zona e come appare da dentro con il profilo del gradino che corre a diventare base per il balaustro in Peperino.
ci dice anche, ci parla anche dei materiali, giovani colonnativo, di mattoni in tutto e di peperino. È un disegno estremamente sintetico che si spinge però a mostrare anche in maniera molto accurata questi profili che a prima vista sembrano differire da quelli dei pilastrini principali, ma forse questo livello di dettaglio lo ha preteso da un disegno di questo tipo. Questa è la ricostruzione di Frommel che, come vedete, prevedrebbe la presenza di balaustri anche nella zona dell'interno della sezione. Questo secondo me è forse il punto appunto un po' più debole, non mi stupirebbe neppure non trovare per niente balaustre neanche in questa posizione. Quello che invece mi pare del tutto condivisibile è l'articolazione generale del fronte verso l'esterno. Recentemente, per andare a risolvere dei problemi di risalita capillare, abbiamo demolito alcuni metri di intonaco cementizio terrificante, dato in questi settori di muratura che stanno sotto la quota del cortile dell'emiciclo del Nicchione. Si capisce immediatamente dove siamo, il lato destro. Ne è venuta fuori una cortina muraria estremamente accurata, ma soprattutto ne sono venute fuori delle tracce di peperino in questa zona. La cortina muraria era stata più volte danneggiata e anche l'asportazione di parte attuale del più recente di intonaco aveva un po' fatto soffrire questa cortina. Però a prima vista, aspettiamo ancora le analisi, ma a prima vista non sembra avesse avuto sciabature in origine. Sembra poi sia stata assolutamente realizzata contemporaneamente alla costruzione di questi gradini, che ovviamente dovranno coincidere con quelli pensati da Michelangelo. Al di là delle questioni di dettaglio, vale a dire se dobbiamo immaginare un gradino che gira in questa zona a sostenere un balaustro o che alcune deduzioni si possono fare guardando semplicemente questa cortina muraria. È accuratissima, le foto di cui dispongo, devo ringraziare Luca Menegatti, che non vedo più, ecco, che mi ha aiutato sia nel fare nel realizzare queste immagini che le ricostruzioni che vedremo tra poco. Non ho però foto migliori a dimostrare come il calzolaio abbia sempre le scarpe rotte. Però di fatto è anche a prima vista chiaro come l'apparecchiatura muraria sia di grandissima qualità, che i gradini siano di peperino, quindi coincidono con le informazioni che ci dà Giovanni Colonna da Tivoli, e che questa sostanzialmente, come ecco qua sempre i disegni di Menegatti, e che questi gradini, in prima analisi, scenderemo naturalmente un'analisi più dettagliata attraverso stratigrafie anche comparate nel lato opposto della scala, coincidono con i disegni appunto di Giovanni Colonna. Eccoli qua. Menegatti ha rifatto anche questa ricostruzione e ha fatto anche un'ipotesi su indicazioni mie che ritengo sbagliate. Nel senso che sono dell'idea che la parte a questo livello delle conoscenze è l'unica parte del fronte ad essere in mattoni fossero queste tre spicchiature, queste trapezoidali e quella centrale. Però questa è l'ipotesi, vedremo se le stratigrafie ci diranno qualcosa di più. Eccola qua, ancora costruzione. Come sappiamo, la scala avrebbe avuto una storia, due tappe fondamentali: 1615 con la demolizione di quel portico di San Pietro, si viene portato prima sotto Nicchione la pigna bronzea ancora lì in opera, e poi più tardi sotto il pontificato di Clemente XI nel primo Settecento verrà realizzata
più o meno quello che noi vediamo in questo foglio di presentazione con due varianti. Se noi torniamo a questo disegno di Passignano e osserviamo un dettaglio, vediamo che forse qualche memoria, capiamo intanto dove è realizzato questo, dov'è veramente ambientato questo foglio. Naturalmente è ambientato molto verosimilmente in cima al Belvedere, perché sul fondale noi vediamo l'attuale torrione detto della radio e il torrione di San Giovanni, quelli che, come sappiamo, rappresenta così bene anche Martin van Heemskerk. Ma se guardiamo, quindi potrebbe essere una sorta di ambientazione inverosimile, ipotetica, così vaga e precisa, però della zona che, diciamo, di Belvedere e del cortile ottagono. Guarda un po' con un balaustro con le sue palle in questa posizione. Come vedete, a questo punto si fermano le ipotesi che posso fare in questo momento sulla scala. Dovremmo però chiederci il senso di un progetto del genere, perché un dato abbastanza difficile da confutare è il fatto che queste cortine murarie non fossero scialbate inizialmente, così come è estremamente improbabile, a mio avviso, lo fosse anche il peperino in questa zona. Il problema è che nel resto del Belvedere tutte le prove stratigrafiche fatte finora nelle murature e nelle parti bramantesche e anche più tardi mostrano scialbatura sopra i peperini. Al punto che Vasari, sempre nel 68, scriverà che il Belvedere è realizzato integralmente di peperino. Lui ha una memoria, però ha questa idea. In realtà il peperino è realizzato integralmente, scusate, in travertino. In realtà, se c'è un materiale estraneo al primo Belvedere, è proprio il travertino. Peperino e mattone, ma invece le cortine murarie bramantesche non hanno niente di questa fattura così raffinata, così accurata che noi troviamo in quella Michelangelesca, o comunque fatta sotto Giulio III. Allora, che rapporto ha e cosa ci dice questa scala della condizione del Belvedere a quella data? Nel 1551 il Belvedere ha 40 anni, quindi vero sì, non è completato, sono due ali incomplete con ampie parti, certamente parti definite, dipinte forse tirate a finitura fino in fondo, e ampie parti invece che rimangono ancora allo stato più o meno di cantiere. Quindi è come se si collocasse una macchina perfetta, completamente definita, in qualche cosa che è ancora in divenire. E io credo che così la intenda sia Michelangelo o sia chi che sia a concepire la scala di Belvedere, come un oggetto perfetto che può però sopportare la condizione di morte, di transizione che ha l'intero Belvedere. Quindi mi fermerei sostanzialmente su questa domanda. Però, caro Pier Nicola, io credo che la condizione di questa piccola scala, con materiali semplici ma grande cura del lavoro, disegnata fino all'ultimo profilo, anche solitaria, nella consapevolezza di essere unica, rifletta bene il tuo profilo di storico. E per qualche modo penso, per quello che penso di aver capito, anche della tua personalità. Siamo tutti abituati alla tua timidezza, ma sappiamo che è pari solo la tua tenacia, il tuo insistere sulle domande, stare sulle domande, sopportare l'incertezza, più che sulle conclusioni spesso. La tua estraneità alla condizione di chi vuole intavolare discussioni per vincere o far valere le proprie ragioni ad ogni costo. La mia gratitudine verso di te non può essere espressa qui, non sarei in grado di farlo. Però, perché ti sono debitore di un sacco di cose, la maggior delle più preziose sono quelle spontanee, uscite così, inaspettate, come la luce che si accende quando
sei al buio, non ti aspetteresti neanche che ci fosse l'interruttore. Ma se devo isolare tra tutti, tutti i debiti che ho nei tuoi confronti, è proprio avermi abituato, avermi aiutato a sopportare l'insistenza sulla domanda, sopportare l'incertezza come componente del lavoro di storico. E in questa dimensione non posso non vedere l'alpinista quale sei. Nessuno sopporta l'incognita se non chi è abituato ad avere l'aria sotto i piedi. Se fossi in grado di farlo, ma non lo sono, scriverei un libro, ma non lo sono. Scriverei Pagliara da testo a canone. Ma lo farei proprio perché penso a una cosa, che il canone che verrebbe fuori non sarebbe come una morsa, sarebbe un grado di libertà. Grazie. Grazie moltissimo Vitale per questa comunicazione dall'inaspettato diciamo finale che rivela in questo palinsesto un ritratto per conto di Pier Nicola, palinsesto che poi forse sarà soggetto a molte domande, perché se quei risvolti, se quelle scale in più sono degli svolti, la scalinata sembra ancora più michelangiolesca di quello che ci potremmo immaginare, questo mi sembra il succo. E quindi ti ringrazio, forse questa tua comunicazione solleciterà delle interessanti domande. Grazie. E quindi ci spostiamo di una manciata di decine di metri a questo punto, perché passiamo dal Belvedere al casino di Pio IV, sul quale ci intratterrà Arnold Lesterblatt, che è venuto a venire, che è il Musei Vaticani e l'Università Humboldt di Berlino. Comunicazione recita sulla casina di Pio IV o perché le opere di Pirro Ligorio attraggono la gente. Quindi mi attendo la risposta a questo punto a tale domanda che ci ha incuriosito da quanto? Da più di un secolo, perché se ben mi ricordo il pezzo di Friedland su Casino Pio del 1912, quindi a 100 più anni di distanza. Cerchiamo di capire cosa avesse attratto Friedlander e tutti gli altri studiosi che si sono succeduti. Quindi passo la parola a Nestor. Confronto alla maggior parte delle persone che mi hanno preceduto oggi, non mi ricordo quando ho incontrato per la prima volta Pier Nicola. Abbiamo, come già dicevamo, discusso in tutto il mondo, potremmo aggiungere il Canada, potremmo aggiungere la Germania, ci sono tutti questi paesi, e suppongo che questo ha da fare con il carattere suo, perché se dovremmo menzionare un personaggio al quale forse rassomigliare di più, io direi il suo Marco Fabio Calvo, il suo vicino di casa, e sono molto contento che sono riuscito a strappargli l'articolo per il Pegasus che abbiamo pubblicato a Berlino, dove lui ci ha illustrato questo personaggio. Un altro sarebbe, l'abbiamo già sentito oggi, Fra Giocondo. E naturalmente vale per Pier Nicola quello che Raffaello diceva di Fra Giocondo: Vitruvio mi è una gran luce, e intendeva quello che gli spiegava proprio Fra Giocondo di questo. Per cui per me Pier Nicola praticamente è Roma, la pianta di Roma con Fabio Calvo, l'ambiente di Raffaello, del quale abbiamo discusso sin dalle prime, dai primi incontri, quando Pier Nicola ha sopportato la mia povera lingua italiana. Sapete tutti che lui conosce il tedesco molto meglio di quanto io non conosco l'italiano, e lui con Anna hanno sempre corretto i miei primi testi quando facevamo
Raffaello architetto e ci toccherà tra un paio di anni di nuovo. E con la lingua mi ha insegnato la terminologia, cioè la terminologia è anche un argomento scientifico, poi il metodo, abbiamo interessi comuni nei disegni dell'antico, lui è stato un forte sostenitore del census dei monumenti antichi noti al Rinascimento. E quello che è ammirabile anche a lui è il suo senso civico, che abbiamo anche discusso e abbiamo sin dalle prime ore della mattina a Pisa abbiamo parlato di tutto questo. E Pianigola mi è stato, quella luce è venuto con me fino in Vaticano, fino a un momento tardi, e per cui questa conferenza che gli vorrei dedicare ha un valore non ritratistico ma emblematico per il percorso metodologico che abbiamo passato insieme. 4 anni fa, nel giugno del 2014, Papa Francesco aveva scelto come luogo dove ambientare la sua preghiera per la pace in Terra Santa, alla quale aveva invitato Mahmoud Abbas, il presidente dello Stato della Palestina, e Shimon Peres, l'allora presidente dello Stato di Israele, il prato di fronte alla casina di Pio IV nei giardini del Vaticano. La suggestione del luogo sotto il cielo di Roma durante un tardo pomeriggio di domenica creava la necessaria atmosfera per un'unione così delicata, e l'opera di Pio Ligorio offriva un ambiente adatto all'evento. La natura scenografica con l'edificio sullo sfondo è diventato un punto di incontro prediletto, forse uno dei più tangibili effetti del restauro che proseguì da marzo 2000 a ottobre 2003 in occasione del 400° anniversario della Pontificia Accademia delle Scienze, e questa è la medaglia in occasione di questo restauro che fu coniato in quell'occasione. Dai tempi di Papa Pio IV e le attività del Cardinal Borromeo fu usata per le attività degli accademici, e dopo il 1603 divenne sede dell'Accademia dei Lincei, rifondata da Papa Pio IX nel XIX secolo. Nel 1922 Pio XI stabilì qui la sede di quella che oggi è la Pontificia Accademia delle Scienze e che ampliò la costruzione originale di Pio Ligorio. Non ci è stato un resoconto dettagliato del lavoro che fu compiuto 15 anni o solo. Forse la guida alla casina di Maria Rosito del 2005 è la sola fonte che racchiude varie osservazioni che furono prese in considerazione all'epoca. Benché io fossi responsabile delle dimensioni storico-artistiche del restauro, non vorrei tediarvi qui parlando del lavoro di conservazione. Insieme alla Villa d'Este, forse la casina di Pio IV può essere considerata la creazione più genuina e complessa di Pio Ligorio. Fu una sfida, durante il corso del restauro, mantenere sempre uno sguardo insieme riguarda l'apparenza del tutto che doveva essere raggiunta a lavori finiti. E i numerosi quesiti con i quali dovremmo confrontarci richiesero molte riflessioni su Pio Ligorio, sul suo approccio, sulla sua personalità, specialmente in vista dei svariati giudizi che aveva ricevuto nel corso della storia, e sui lavori come architetti, architista e antiquario. L'osservazione ravvicinata concessa dal lavoro sul ponteggio evidenziò molti nuovi indizi che permisero conclusioni assai differenziate circa molti aspetti dell'edificio e delle sue decorazioni.
La villa di Pio IV è per molto tempo stata considerata una sorta di monolite e non il prodotto di una evoluzione. Fu quindi una conquista notevole poter affermare che Piero Ligorio avesse cominciato i lavori per il suo progetto durante il papato del predecessore di Pio IV, cioè Paolo IV. Così come Pio IV non cominciò l'impresa, neanche la finì. La villa è un non finito e i lavori furono interrotti inaspettatamente, molto probabilmente a causa della morte del pontefice nel 1565. Voglio menzionare alcuni esempi, peraltro non affatto sconosciuti, ma mai considerati. Gli affreschi sulla volta a vela della cappella al Pianteleno rimangono incompiuti. Solo 8 apostoli e 2 allegorie sono state dipinte. Altri 4 apostoli mancano, così come il quadro centrale. Tecnicamente siamo di fronte a un classico esempio dove è possibile studiare la preparazione dell'ariccio, la partizione della superficie e i bordi dove le giornate sarebbero state inserite intorno allo stucco. Questa è una veduta della volta intera e si vede benissimo come il quadro centrale manca, si vede le screpolature dell'intonaco e poi anche intorno sono questi campi vuoti dove proprio mancano gli affreschi che non sono caduti ma sono mai stati eseguiti. È stato brevemente menzionato nella letteratura che le absidi su entrambi i lati della piccola stanza del piano superiore che si affaccia sul cortile mostrassero lo stemma di Papa Gregorio XIV. Tuttavia, nessuno sembra aver menzionato che Gregorio XIV, durante il suo breve pontificato di appena 10 mesi, potesse aver commissionato il completamento della decorazione che erano rimaste frammentarie. Sicuramente sul lato nord lo stile dello stucco è molto più sofisticato che in qualsiasi altro posto della casina, cioè c'è un'altra maestranza che ovviamente l'ha realizzato. Incoerenze tecniche negli affreschi di questa stanza suggeriscono uno sviluppo dei lavori poco convenzionali, basta guardare la giuntura in questo grande campo bianco che era iniziato e poi è stato completato con altri materiali. Se artisti ritornavano sul lavoro qui alla fine del secolo, forse l'attribuzione scomoda e poco convincente a Federico Zuccari del matrimonio mistico di Santa Caterina di Alessandria al centro della volta, proposta solo nel 1767 dallo Chatard, potrebbe essere riconsiderata. I grotteschi hanno un aspetto molto più classico e raffinato rispetto a quelli di Ligorio e Zuccari, anche gli animali appaiono più naturalistici, c'è quel bellissimo dettaglio del pesce in basso a destra. Solo l'oro acqui che dilaga su ogni superficie riempendola di pittura o stucchi corrisponde all'approccio della generazione precedente. Un'altra situazione particolare sono i rilievi raffiguranti le allegorie della Veritas e di Mnemosine sull'attico del museo e affacciati sul cortile ovale. Sono queste due figure proprio accanto ai cariatidi, ai lati con le ghirlande che coprono il pavimento bulbo. Questi sono i dettagli. Nella cornice, con lo scorcio prospettico intorno alle figure, vi sono le api barberini, così come dei monti albani con una stella. Spero che se seguite questi cassettoni le potete vedere, perché non ho un laser per farlo vedere. Visto l'elezione al soglio
di Papa Clemente X Albani nell'anno 1700 con il supporto dei cardinali Barberini, Carlo e Francesco, queste imprese potrebbero alludere a tale alleanza. Già Urbano VIII e il suo nipote cardinale Antonio avevano appeso i loro stemmi vicini a quello di Pio IV dopo il 1627 nel timpano curvo della facciata nord del museo. Visto ciò, pare esserci una forte relazione con i Barberini, tuttavia è difficile scoprire cosa fosse accaduto all'edificio dopo la morte di Francesco Cesi, fondatore dell'Accademia dei Lincei nel 1633. Uno degli affreschi di Santi di Tito sopra le scale all'interno della casina raffigura la Villa Pia come fu originariamente costruita. Sottolineatamente le condizioni della piccola immagine sono esigue, altrimenti si sarebbe trattato dell'evidenza visiva più affidabile e persino contemporanea. La Villa di Pio IV non può essere considerata come valore nominale e ancora meno dopo il recente restauro, specialmente siccome fu ridipinta in modo molto omogeneizzante. L'edificio ha, come la maggior parte delle opere d'arte, particolarmente quelle architettoniche, una storia che trapela anche se le sue tracce sono minuscole. Deve essere percepita con gli occhi. Una volta sensibilizzato per l'eterogenea stratigrafia storica e fisica della casina, uno sguardo più sottile al suo architetto appare utile. Nato nel 1513, Piero Ligorio aveva già più di 45 anni quando cominciò a pianificare l'edificio, prima per Papa Paolo IV, quindi per il suo successore Pio IV. Non sembra aver mai costruito qualcosa degna di nota prima d'ora. Ma allora, chi era quest'uomo? Perché esordisce a un'età alla quale altri grandi artisti che hanno alterato il corso della storia dell'arte erano già morti? Piero era originario di Napoli e di una famiglia nobile. A parte questo, non sappiamo praticamente nulla delle sue origini personali o professionali. Non abbiamo idea di che aspetto avesse. Queste sono due attribuzioni di ritratti arbitrari senza fondamento. E Vasari non gli concedette che mezza dozzina di menzioni nelle sue vite degli artisti. La prima biografia di Ligorio fu pubblicata solo 60 anni dopo la sua morte da Giovanni Baglioni. La conclusione più significativa che si può trarre da queste circostanze è che non vi è alcuna evidenza su dove o con chi Ligorio avesse studiato. Resta quindi difficile cogliere tratti della sua personalità o captare quel che intendesse compiere. Era un autodidatta, come si potrebbe dedurre dalle parole di Baglioni, cito: attese da piccolo agli studi delle lettere come anche al disegno, o come suggeriscono i suoi disegni caratterizzati da uno stile stereotipato e con la sua scarsa capacità di variazione. Fu tuttavia sufficiente per rendere il suo interesse per l'antico. Nel 1534, all'età di 22 anni, sembra essere venuto a Roma, dove si dice si sia guadagnato da vivere dipingendo facciate. Nessuna di queste pitture però ci è rimasta, tranne l'affresco raffigurante Salome nel laboratorio di San Giovanni Decolato nel 1542. Nel 1549 Piero fu assunto per le pulizie delle fontane di San Pietro e del Belvedere. Solo quando Gian Piero Caraffa, compaesano partenopeo di Ligorio e, come anche l'artista di nobili origini, fu eletto Papa nel 1555 all'età di 79 anni con il nome di Paolo IV,
la carriera di Pirro il Gorio improvvisamente lievitò, o meglio, si avviò. Paolo commissionò a Pirro il suo neoeletto architetto papale il 30 aprile 1458 la costruzione di, cito, una fonte con una loggia accanto e alcune camere nei giardini del Vaticano. Teologicamente e politicamente parlando, Paolo IV e il suo successore Pio IV appartenevano a due mondi opposti e il loro approccio alla missione papale non poté essere più dissimile. Il loro antagonismo si manifestò forse in modo più lampante nel loro atteggiamento verso il cardinale Giovanni Morone, che era stato perseguitato e imprigionato da Paolo e che divenne il grande teologo del Concilio di Trento sotto il pontificato di Pio, scongiurandone il fallimento. Pio sembra aver semplicemente mantenuto gli artisti ereditari dal suo predecessore senza riflettervi su parecchio, allo stesso tempo però favoreggiava Michelangelo. Analizzando la parte di Ligorio della casina di Pio IV, sorge spontaneo il dubbio se la sua carriera fosse basata su qualcos'altro al di fuori del suo essere ben ammanicato e delle sue affinità con il potere. L'edificio attuale include la fonte con loggia di Paolo IV, già che la sua iscrizione fu cancellata sull'architrave sopra le colonne all'entrata del cortile ovale all'edificio principale e sostituita con il nome coerente di Pius IV Pontifex Maximus. E si vedono qui le tracce e la ricostruzione dell'edificio precedente inglobato nell'edificio attuale. Con il suo cortile ovale e la sua loggia sopra la fontana, la villa di Pio è molto più sontuosa di quella di Paolo. L'edificio principale si estende su due piani e si vede nella sezione. Dall'esterno, però, l'architetto fa pensare che ce ne siano tre piani. Doveva ovviamente nascondere le volte che naturalmente si sviluppano in altezza, al contrario a un soffitto piano. Ligorio non ha mantenuto alcuna corrispondenza tra l'esterno e l'interno dell'edificio, stirando il piano intermedio esterno persino in modo tale che le finestre e le nicchie con le statue del piano superiore, sempre esterno, è diverso dall'interno, sedessero su un davanzale sopra il meandro, cioè i piani non si percepiscono per niente da fuori e zoppicano una sopra l'altra. Né all'occhio di chi guarda da fuori, né all'orientamento di chi guardasse dall'interno, è data una visuale nitida o una referenza reale. Mentre ci si chiede se forse possa essere apprezzabile lo stimolo dato da una tale disposizione e se quest'ultima forse potesse essere voluta, non appena si gira l'angolo si risulta evidente che è tutto completamente casuale e fuori da qualsiasi controllo. Soprattutto constatando le relazioni del Dave, il modo in cui le finestre interrompano la traviazione restando sulle esene, le cui larghezza cambiano arbitrariamente tra le diverse livelli. Tutto si risolve in un niente di fatto nel punto dove il largo blocco frontale incontra il longilineo blocco principale dell'edificio. L'incapacità di gestire la terza dimensione e l'inabilità di relazionare i vari lati e le varie parti dell'edificio in un modo correlato
diventano visualmente evidenti quando, per esempio, si osserva quanto arbitrariamente le finestre del piano inferiore sono incastrate nella struttura architettonica. In freggia dell'imposta e la modanatura superiore continuano, ma non la specie di collarino sotto il freddo. E la finestra non considera le giunture del pugnato, dove passa il cavo si vede che questo pugnato è stato ancora tagliato. Non sembra esserci alcun concetto tectonico dietro questa impostazione. E in questo angolo non vi è certamente alcuna sottile ironia nei dettagli. Si tratta di pura casualità. La situazione non migliora nella loggia sull'arcolato del cortile. Cosa ci fa questo blocco di travertino sotto questo seppur posteriore buco? L'ho ingrandito, però questo blocco non si capisce che cosa fa in quel percorso. Lo scompiglio è ancora più evidente là dove il volume dato dalle tre dimensioni non può essere evitato, cioè negli angoli. I capitelli ionici scelti per le cariatidi furono semplicemente appiccicati sulla superficie perdendo completamente l'aguzia nella soluzione ionica di un cantone, mentre la lesena sotto è solo piegato sull'angolo. Tutta la facciata laterale è asimmetrica, con una colossale lesena verso valle, visto che l'architetto non ha integrato le disposizioni degli interni o la facciata sopra la fontana in un'organicità con le mura esterne. All'interno le finestre sono centrate intorno a un asse, mentre il muro est è stato inspessito per un balcone, si vede da fuori. Il timpano rotondo laterale è supportato da una forte lesena colossale, estendendosi attraverso due piani e rafforzato tramite un risalto della sua imposta sul lato della valle, mentre verso il cortile una povera cariatide deve bilanciare il peso del tutto sulla virginea testa. La core, accanto alla lesena, sembra essersi aggiudicata la parte più facile. L'interpretazione iconografica è rimasta generalmente nel regno della personale visione dell'antichità di Piero Ligorio, come la famosa interpretazione del cortile ovale come naumachia, data tutta l'acqua che vi scorre attorno. Sono conservati infatti i disegni preparatori di Ligorio che milantano un'erudizione che facilmente può ingannare un osservatore ingenuo. Sono tuttavia lungi dall'avere la complessità dei contemporanei di Piero. Non voglio qui entrare nel merito dell'immenso campo di falsi e contraffazioni tra le iscrizioni catalogate da Ligorio o delle sue fantasmagoriche ricostruzioni del porto di Ostia o della villa sul Pincio. L'artista che ha creato la villa di Pio IV non si manifesta in modo molto diverso da come adesso giudicò il Piero Ligorio antiquario nel 1883. E in linea con altri suoi lavori, il sepolcro dell'uomo senza il quale probabilmente non saremmo qui a parlare di lui, l'avello di Papa Paolo IV. Il monumento non dimostra il minimo rispetto per gli splendidi affreschi di Filippino Lippi che distrusse nella Cappella Caraffa in Santa Maria sopra Minerva a Roma. Anche qui la disposizione convenzionale è inondata di ornamenti e dimostra la carenza di qualsiasi sintassi architettonica. Ci si chiede su cosa poggi il timpano, sulla cornice della nicchia o sulle erbe? Qual è la funzione delle mensole? Cosa stanno tentando di fare i piedistalli?
Le mie osservazioni non intendono distrarre dal fascino che la villa di Pio IV nei Giardini Vaticani ha esercitato nei secoli, adagiata nella natura con le sue acque, i suoi stucchi, le sue pitture e la più magica delle luci che rende le ceneri e cortile indimenticabili. Tuttavia, porre Ligorio e la sua casina in un contesto più ampio può forse anche farci considerare le possibili reazioni dei suoi contemporanei che non erano dei protetti del Papa Napoletano e che restarono fedeli al loro rigore scientifico, piuttosto che inventare eccentrici fuochi d'artifici che abbiamo difficoltà a comprendere anche a 500 anni di distanza. Sono un fenomeno di ricezione o della fortuna più che una fonte. Dopo che Ligorio godette ampiamente dei favori del Papa, è forse comprensibile che avesse attirato la vendetta di qualcuno a quella bellicosa e intrigante corte. L'accusa con la quale fu condannato alla prigione e di attività parallele a quelle accademiche, ma è possibile che la condanna fosse da ricondurre a scontri di natura più emotiva. Vignola succedette a Ligorio dopo che fu rimosso dall'incarico come architetto della fabbrica di San Pietro, e la Villa Pia è più o meno contemporanea al ricetto della Laurenziana di Michelangelo e della sua Porta Pia, costruito per lo stesso committente Pio IV. Bisogna probabilmente dar credito alla casina per cercare un approccio tra un'eccessiva rigidità nell'uso degli ordini con una quasi forzata ricerca di conformità da un lato e dall'altro la ricerca di un approccio diverso. Michelangelo ha raggiunto questo con un'ingegnosa e illuminata, quasi leggermente provocante, reinvenzioni dei valori tettonici. Anche se Pio Ligorio si perse tutti questi spunti, la sua Villa Pia riesce ancora a incantare molte persone, dopo più di 4 secoli e mezzo. Ci si interroga sul perché. Non è veramente un'architettura pittoresca, tantomeno vi si trovano dei valori scultorei come Giuseppe Vasi li avrebbe visto. Jules Frédéric Boucher, di cui sono queste incisioni che vi ho fatto vedere, lo trasformò in un luogo romantico e Papa Francesco in un suggestivo palcoscenico. Forse Le Corbusier può darci un indizio. Lui, tra tutti gli architetti moderni, pare aver apprezzato Ligorio. Ha ricalcato la sua costruzione della pianta di Roma antica e l'ha copiata. Ha anche cominciato a trasformarla, isolando edifici specifici, ricavandone volumi astratti. Per Le Corbusier, Pio Ligorio divenne un giocattolo e infatti si scorge una certa ingenuità nelle sue creazioni. Forse questo carattere ludico, questa disinvoltura, questa facilità nella ricerca di un posto ameno per riposare è ciò che ha reso le sue ville attraenti fino ai nostri giorni. Se ci lasciamo trascinare in quel che lui vantava essere riduzioni, perderemo il fascino che attrasse due papi con visioni così diverse, quasi contraddittorie, del loro alto ufficio. Grazie. Ringraziamo la dottoressa Batte per questa molto stimolante, diciamo, lettura di Ligorio, che forse potrà, diciamo, provocare un altro interrogativo, perché poi il problema che è stato posto in termini abbastanza tracciati è l'intenzionalità delle scelte, e quindi magari potrò sentire anche qualche parere su questa interessante lettura. E concludiamo invece con Francesco Benelli, attualmente docente presso l'Università degli Studi di Bologna, su una fase
aurorale di una tipologia che poi avrebbe preso, diciamo, un grande impegnativo peso nell'architettura cosiddetta della Controriforma, ma in anni ancora ben precedenti a questa, quindi sulla presenza di progettuale Giovanni Battista da San Gallo nella compagnia di San Giovanni Decollato a Roma, quindi cedo la. Vorrei prima annunciare una notizia di un'ora fa che grazie al professor Moschini, ufficiale che ci saranno gli atti di questa giornata, quindi questo mi sembra una notizia. Io faccio questo mestiere grazie per Nicola Pagliara, col quale mi sono laureato, e anche se non era contrario al che io facessi un dottorato, nella Toretta l'ho fatto e mi ha cambiato la vita, e non solo perché appunto ho un lavoro, ma perché ho potuto tramite questa occasione appunto conoscere altri maestri come Howard Burns e gli amici fraterni come Vitale Zampettini. Quindi il mio debito verso Pier Nicola non viene espresso tramite questa organizzazione di questa giornata. E ho usato la parola mestiere non a caso, perché io faccio un mestiere, credo che per Nicola non faccia un mestiere ma sia abbia una missione che cambia completamente la prospettiva della produzione, della maniera in cui si vive la vita. Qualche anno fa, attraversando la Piazza Rossa a Mosca, proprio con Pier Nicola, gli stavo spiegando l'OCR, che insomma è questa funzione di PDF, come sapete, che ci consente di rintracciare le parole che cerchiamo in un testo. E Pier Nicola mi diede una risposta che mi ha cambiato la maniera di vedere le cose, ancora di più di quello che ha costituito per me la sua lezione. Cioè, Nicola mi ha detto, io sono un alpinista, mi piace scalare le montagne e ci arrivo piano piano, incordata e in maniera molto lenta. E c'è gente invece che per arrivare alla vetta usa l'elicottero. Ecco, questo dice tutto sulla maniera in cui Nicola concepisce la storia, cioè è una maniera che è radicalmente opposta a quella attuale della grammatica, a mio avviso, del publish or perish, per usare un motto anglosassone. Quindi questo è un motivo. L'altro motivo che per Nicola mi ha insegnato, anche se non so se riesco a trasformare in quello che faccio, che prima dei metodi storiografici esiste un'etica, esiste una morale, e quindi e la storia viene dopo. E detto questo, appunto per tutti questi motivi oggi sarei stato contento di presentare una relazione con materiale e notizie inedite. Invece, una bellissima tesi di laurea discussa recentemente dalla dottoressa Gloria Antoni, che peraltro ringrazio per aver discusso con me la sua ricerca, aveva già ritrovato i documenti che credevo essere sconosciuti. Questo lavoro è di una qualità superiore a molte tesi di dottorato, ma ne sono venuta a conoscenza solo 15 giorni fa, quando questo PowerPoint era quasi pronto. E grazie alle dottoresse Monica Spivak e Raffaella Gili dell'Archivio Storico dell'Arciconfraternita di San Giovanni Decollato, che ringrazio. Per di più, l'estratto di un capitolo di questo studio è stato appena pubblicato sul numero 29 di Annali di Architettura, dove si possono trovare i documenti che risolvono in maniera definitiva il problema dell'attribuzione della chiesa della Compagnia di San Giovanni Decollato a Roma e permettono di ricostruire in maniera dettagliata le sue fasi di costruzione. Partendo da questi dati acquisiti, ho dovuto deviare il mio intervento sull'analisi dell'architettura, ora certamente attribuibile a Giovanni Battista da San Gallo, e a confrontarla con quella del fratello maggiore Antonio il Giovane.
Quindi la novità del mio intervento risiede nell'analisi e nella contestualizzazione dell'unica architettura fino ad ora conosciuta e certamente costruita attribuibile a Battista. Per far ciò è tuttavia necessario ricordare brevemente alcuni punti fondamentali del profilo del Gobbo, della compagnia stessa e del ruolo che il fiorentino ricopriva al suo interno. Giorgio Vasari è ancora oggi la fonte principale sulla vita di Battista. Per avere una biografia moderna e comprensiva bisogna aspettare la voce del biografico scritta da Pier Nicola Pagliara e pubblicata nel 1983. Giovanni Battista Cordini ha sempre lavorato all'ombra del più importante fratello, Antonio, svolgendo però un ruolo indispensabile all'interno della bottega. Allo stesso tempo, però, fu in grado di costruirsi una cultura teorica ed archeologica tale che gli permise addirittura di criticare su basi vitruviane le proporzioni del cornicione di Palazzo Farnese progettato da Michelangelo. È dal 1532 la sua prima architettura indipendente dal fratello, il progetto per la tomba mai costruita di Ludovico Grati Margani in Araceli, è testimoniata da un contratto notarile reperito da Pier Nicola Pagliara. La compagnia di San Giovanni de Collato, fondata l'8 maggio del 1488 per volontà di alcuni devoti della nazione fiorentina residenti a Roma al fine di confortare i condannati a morte, si ispira alla missione della Compagnia di Santa Maria della Croce al Tempio, nata a Firenze nel 1355. Nello stesso 1488, Innocenzo VIII concedette la chiesa medievale di Santa Maria della Fossa ai piedi del Campidoglio, luogo dove tuttora sorge il complesso. Fin dalla sua fondazione, quindi, la compagnia riveste una forte connotazione fiorentina all'interno di Roma, seconda solo alla chiesa di San Giovanni dei Fiorentini. Vasari informa che, come era tipico di eminenti fiorentini a Roma, Battista si affiliò alla compagnia e, come si legge nell'elenco dei fratelli, ciò avvenne nel 1531, mentre per Antonio il Giovane bisogna aspettare fino al 1540. In pochissimi anni Battista raggiunge il ruolo di provveditore, in virtù del quale, sempre secondo Vasari, incaricò tra il 1536 e il 1537 Jacopino del Conte di alcune decorazioni all'interno del complesso e nel 1538 Francesco Salviati dell'affresco della Visitazione dipinto sulle pareti dell'oratorio, dove lo stesso Battista è ritratto a sinistra accanto all'altro ufficiale committente. Vasari doveva essere ben informato sulla storia della Chiesa, essendo lui stesso l'autore della pala d'altare rappresentante la decorazione del Battista, incarico concessogli nel 1551 su approvazione dei fratelli, fra i quali Michelangelo, che aderì alla compagnia già nel 1514. Tuttavia l'Aretino tace sull'autore del progetto architettonico, cioè un problema attributivo che comunque ha riscosso scarso interesse da parte della storiografia. Solo nel 2001 Giovanni Sale afferma con certezza che il progetto della chiesa è opera di Antonio il Giovane, aiutato da suo fratello Francesco, il minore di tre, senza tuttavia citare le fonti, che però promise di pubblicare, ma per quello che ne so ancora non è stato fatto. In effetti, nel 1552, 6 anni dopo la morte di Antonio, Francesco Sangallo Muratore è pagato dalla compagnia per lavori all'interno del complesso, stando ai documenti pubblicati da Rolf Keller nel 1976, ma già conosciuti da Vittorio Moschini nel 1936. Il ruolo attivo all'interno della compagnia da parte di Battista rendono quindi poco sorprendenti 2 documenti conservati presso l'archivio dell'Arciconfraternita, all'interno del primo volume del Libro dei Partiti, registro sul quale sono annotate le decisioni votate dai fratelli della compagnia. Il primo partito è datato 2 febbraio 1534, 2 anni prima dell'incarico dato a Jacopino del Conte. I fratelli, e qui cito due righe contenute all'interno della parentesi rossa, quindi i fratelli, da quale in tale arte si intendono, approvano un disegno fatto per mano di Maestro Battista da Sangallo, che permette di ridurre la nostra chiesa con manco spesa. Questo disegno non potrà essere modificato da nessun governatore futuro, previa approvazione di tutta la compagnia.
Si tratta quindi di un disegno vincolante e difficilmente modificabile, teso a ridurre, in questo caso il verbo che va inteso come ricondurre o ripristinare, la chiesa già esistente, quella medievale, ad aula unica di Santa Maria della Fossa, che già aveva subito nei decenni precedenti lavori di ripristino, senza tuttavia seguire un progetto architettonico preciso. La votazione è pressoché unanime, con 41 fave nere a favore contro una bianca, che sono delle vere e proprie fave che venivano depositate dai fratelli in una cassetta apposita, ma che ci fa sorgere la domanda di come era possibile trovare delle fave il 2 febbraio. Sei giorni dopo, l'8 febbraio, il partito precedente viene in parte modificato, poiché il disegno della fabbrica si può rimuovere solo se le spese della costruzione non soddisfano la compagnia. Tale partito, tuttavia, non si può rimuovere senza il parere favorevole di 70 fratelli. Sembrerebbe quindi che la compagnia, dopo un ulteriore esame del disegno, voglia da una parte proteggere il progetto di Battista, dall'altra voglia evitare spese eccessive. Questa volta le fave a favore sono 25 contro uno contrario. Ma chi sono i fratelli da quale in tale arte si intendono presenti la mattina del 2 febbraio 1534 e favorevoli al progetto? L'elenco dei presenti non esiste, ma per fortuna abbiamo la lista di tutti i fratelli e sorelle della compagnia dal 1499 agli anni 80 del XVIII secolo. Un'analisi di questi fogli, su cui sono elencati diverse centinaia di nomi solo per i fratelli e altrettanto per le sorelle, in cui tuttavia è indicato solo l'anno di affiliazione e non quello di morte o d'abbandono della compagnia, permette di individuare innanzitutto il già citato Michelangelo, che comunque non doveva essere presente perché documentato a Firenze nei primi mesi del 1534, ed una serie, in realtà deludente, di scalpellini, muratori, falegnami, legnaioli, nella quale si distinguono Antonio di Giovanni, Girolamo e Lorenzo di Ludovico, scultori. Insomma, chi doveva approvare il progetto di Battista non doveva essere un professionista del suo livello, oppure un artista noto, ma persona invece dotata di qualità pratiche. Secondo i pagamenti registrati, i lavori dovettero cominciare subito dopo che la chiesa fu consacrata nel 1543, anche se non è tutto finita. Tre anni dopo, infatti, nel 1546, viene sistemato il tetto e le finestre, ancora prive di vetro, e furono tamponate da legni per volere dello stesso Battista, che evidentemente sovrintese la costruzione fino agli ultimi anni della sua vita, muore nel 48. Il pagamento al fratello Francesco da San Gallo, citato prima, si deve quindi riferire a lavori di rifinitura. La pianta della chiesa, in questo disegno che credo che sia inedito, è un disegno seicentesco, costretta dai limiti del lotto, è ad aula unica e ricalca quella della chiesa precedente. Le decorazioni a stucco dell'interno vanno in parte datate dal 1580 all'88. Quindi, come gli affreschi, sono di molto posteriori. Ma la partitura architettonica delle pareti è rimasta originale. Con le dovute ed evidenti differenze, essa ricalca da vicino quella che Antonio progettò per l'interno di Santa Maria in Monserrato verso il 1518, probabilmente per la contemporanea proposta pianta basilicale di San Giovanni dei Fiorentini, ma anche quella di 4 anni posteriori di Santo Spirito in Sassia, e a partire dal 38. Tre chiese, peraltro, di una committenza compatibile, cioè di comunità nazionali, tutte però di maggiori dimensioni e maggiori disponibilità economiche. Le pareti dell'aula sono scandite da un'alternanza di aperture arcuate che, in questo caso, aprono alle cappelle, incorniciate da paraste di ordine composito, contro quelle doriche della compagnia fiorentina, che si piegano a libro per raccordare il lato dell'abside. È un dettaglio che ne parlerò più avanti.
La ristrettezza del lotto, della confraternita, unita all'esigenza di ridurre la nostra chiesa con manco spesa, costringe Battista ad un escamotage caro al fratello, cioè di simulare le cappelle reali trasformandole in nicchie e recesse, allo stesso modo in cui era stato concepito, a causa della mancanza di spazio, il cortile e l'atrio di Palazzo Baldassini in relazione agli omologhi elementi di Palazzo Farnese. Cioè, come sapete, l'atrio di Palazzo Baldassini proietta sulle pareti un'idea dell'atrio invece vitruviano completo di Palazzo Farnese. Allo stesso modo, i quattro lati porticati di Palazzo Farnese, 3 su 4, vengono invece proiettati sul più piccolo cortile di Palazzo Baldassini, dove solo il braccio frontale, quello messo in relazione con l'atrio, è reale. Tale soluzione nasce dalla combinazione della lettura di Vitruvio applicata all'analisi delle rovine antiche. Nel sesto libro di architettura riguardante la Domus è scritto che all'occasione è lecito alterare attraverso detrazioni e aggiunte, detractionibus vel adiectum, un modello ideale al fine di renderlo funzionale alla necessità pratica del progetto, e che tale riduzione, se fatta con diligenza, non è percepita e comunque non ne inficia la qualità. A complementare questa fonte teorica esistevano alcune architetture antiche costruite con la stessa logica della detrazio, come il vicino tempio romano in Portunus, a quel tempo funzionante come la chiesa di Santa Maria Egiziaca, rilevato sia da Antonio sul foglio Uffizi 1166 Architettura Retto che da Battista sul foglio Uffizi 1637 a Retto. Questo tempio appartiene alla categoria vitruviana dello pseudoperittero, poiché il pronao è composto da colonne vere in travertino che perdono la loro funzione portante quando esse, ridotte a semicolonne in tufo, aperte di stucco e sagomate nella sezione delle pareti della cella, diventano puramente decorative, svolgendo l'unico compito di mantenere l'idea di un portico continuo senza quindi diminuirne l'auctoritas. Il processo compositivo concepito da Battista è fin qui sovrapponibile a quello di Antonio, e ciò non stupisce data la loro stretta ed assidua vicinanza, ma quello che vorrei far capire è che Battista non è un architetto che copia meccanicamente i progetti del fratello maggiore, ma declinandoli ne conosce il senso recompito, il che testimonia la sua partecipazione al processo compositivo del fratello. In questo caso è proprio l'agire del fratello Antonio, più che i suoi disegni, a funzionare da modello da detrarre o aggiungere. Ne è prova la facciata. I primi documenti che testimoniano l'attività di decorazione architettonica sono datati al 1565, 17 anni dopo la morte di Battista, e probabilmente doveva anche rivestire il lato su via della Misericordia, quindi sulla strada perpendicolare a via di San Giovanni Decollato, che comunque è stata poi modificata in seguito. Cercherò di dimostrare che essa è di sua mano. La tipologia a tempio rimanda subito in maniera ovvia a Sant'Aurea d'Ostia, costruita fra 1483 e 86, ma ben vedere emergono differenze inconciliabili a partire dai piedistalli del tipo trionfale e soprattutto l'ordine architettonico. Innanzitutto le proporzioni sono strettamente vitruviane, con un rapporto fra l'imoscapo della parasta e l'altezza della colonna compresa di base capitello pari a 1:7, cioè quello del dorico e del toscanico secondo Vitruvio. Il capitello è alto mezzo modulo e la traversione un modulo. Essa presenta un architrave a 3 fasce ed un fregio liscio, mentre la spessa cornice che si ripiega sul timpano sono dotati di tenticoli, come lui stesso li definisce nella descrizione della traversione all'interno del suo incunabolo corsignano, aumentandone la presenza visiva, come forse aveva apprezzato nella fronte del Tempio di Nerva, da lui ricostruita sul codice Stolz, mostrando in questo caso una certa arbitrarietà nello scegliere le parti da impiegare nella facciata.
I capitelli sono diversi da quelli interni, pur appartenendo allo stesso ordine, leggermente più semplici, ma per ora non mi sento di confrontarli ulteriormente, data la possibile alterazione avvenuta nella seconda metà del XVIII secolo. Quello che però diventa dirimente per capire il senso di questo progetto sono le basi. Esse si appoggiano su un piedistallo corrente, sopra il quale sorge un plinto ed uno spesso toro, elemento quest'ultimo che fratello Antonio, fedele a Vitruvio, deputava a caratterizzare la base dell'ordine tuscanico, come si dice dalla maniera in cui definisce il tempio dorico di Ercole a Cori, dotata di tale modanatura, affermazione ribadita da Battista nel rilievo dello stesso tempio eseguito sempre sul codice Stosch e da come la ricostruisce sul foglio 40 verso del suo incunabulo a Corsignano. Ciò forse spiega l'abaco del capitello dotato di una cimasa con cavetto e non della consueta gola, dettaglio che appare nell'unico capitello toscanico da lui ritenuto tale, cioè proprio quello del suddetto tempio di Cori, e non a caso nell'arco perugino detto di Augusto, cioè la Porta Marzia, che oggi abbiamo già visto due volte, addirittura definito da Antonio come etrusco, e lo troviamo in una delle note, delle scritte qua. Dobbiamo quindi considerare la facciata come tale, cioè di ordine toscanico, perfettamente coerente con la committenza, una confraternita fiorentina. Tuttavia, l'uso simbolico dell'architettura etrusca non è nuovo nella cerchia sangallesca. Antonio, infatti, già l'impiega nel primo progetto per San Giovanni dei Fiorentini, finora sconosciuto, o quantomeno non riconosciuto come tale, in pubblicazione sul nuovo numero di Pegasus, cioè la celebre pianta del Pantheon Sangalliensis, così definito in maniera molto appropriata da Arnold Nesserat, alla quale vanno collegati il disegno di sezione Uffizi 1251 retto e soprattutto il prospetto incompleto Uffizi 1271 recto. Questa facciata dorica o tastila è dotata di un fregio decorato con triglifi e metope, come quello descritto da Vitruvio, ma anche di una base toscanica, che qui vediamo. Facendo convivere, per dirla con Tafuri, l'etrusco ed il romano, espressione dell'ideologia politica di Leone X, di una, cito, fratellanza storica fra Firenze e Roma. Antonio, quindi, attraverso un'attenta selezione di elementi dell'ordine architettonico, è in grado di trasmettere un messaggio politico in maniera molto sottile. Per cause di diverso tipo, questo progetto non avrà seguito e si ridurrà nelle più moderate proposte che conosciamo. Per il progetto della chiesa di San Giovanni Decollato, Battista doveva avere ben presente questo precedente in cui l'ordine architettonico assume un preciso valore simbolico a fini politici, ma impiegando in questo caso una facciata decisamente toscanica, cioè fiorentina, a fini identitari, utili anche alla documentata rivalità accesa con la seconda compagnia romana concepiti per scopi assistenziali e carcerati, l'arciconfraternita della Carità fondata nel 1518 da un altro grande fiorentino, il cardinale Giulio de' Medici, il quale, una volta salito al soglio pontificio, donò nel 1524 la chiesa del convento di San Girolamo, dove con grande lentezza l'istituto si trasferì nel 1536, meno di due anni dopo l'inizio della costruzione del San Giovanni Decollato, che con una facies etrusca mostrava la sua radice ed identità fiorentina sia ai romani sia ai nuovi rivali. In questa luce anche la pianta acquista un senso nuovo. E già Christoph Rommel, Stefano Borsi e Tafuri avevano notato come Antonio abbia già usato alcune fonti etrusche. In particolare Tafuri ha evidenziato stringenti connessioni tra il progetto a pianta basilicale di San Giovanni dei Fiorentini, eseguito sugli Uffizi 1292 e 862, notando il proporzionamento ed alcuni aspetti distributivi della pianta del tempio etrusco descritti sia da Vitruvio che da Alberti, testi comunque che su questo argomento forniscono descrizioni quasi sovrapponibili, e che Battista stesso la ricostruisce sul foglio 40 verso del suo incunabolo in maniera identica al fratello. Anche Antonio infatti ricostruirà la stessa pianta di tempio. Analizzando la pianta di San Giovanni Decollato sotto questa lente colpiscono tre aspetti
oltre a dare un evidente significato di fiorentinità alle brunelleschiane paraste piegate al libro, qua e poi in maniera simmetrica annillato verso la, sulla controfacciata. Allora, questi tre aspetti. Allora, il primo è che la lunghezza di questa della pianta sia divisa, secondo il precetto dei due trattati, in sei parti, che qui in realtà diventano comparti, anche se il rapporto di 5 a 6 fra larghezza e lunghezza non è rispettato a causa delle costrizioni del lotto. La presenza di tre cappelle per lato, numero indicato nella descrizione dai due trattatisti, è quella di una sorta di vestibolo, uno pseudo vestibolo anzi, inserito fra l'ingresso e le cappelle stesse, spazio indipendente dall'aula perché separato da questa coppia di paraste. Queste caratteristiche dimensionali e tipologiche sono immesse in uno spazio dato, rettangolare allungato e con necessità funzionali molto diverse da quello di un tempio etrusco, lontano quindi sia dalle proporzioni teoriche che dalle disposizioni planimetriche, suggerendo che la volontà di Battista sia stata quella di evocare, laddove ne fosse possibile, una toscanità della Chiesa non di tipo archeologico, ma teorico. Il metodo tuttavia risulta abbastanza forzato e va ricercato in aspetti molto, in dettagli molto specifici, rendendo il tentativo pressoché irriconoscibile. Da questa prima sommaria valutazione di un edificio progettato e costruito da Battista emerge una scontata vicinanza ai metodi e alle conoscenze del fratello Antonio, le cui idee e soluzioni sono riproposte ma soprattutto declinate, cioè adattate alle esigenze contingenti del progetto. Ricapitolando, sono gli altari laterali che evocano le cappelle e l'uso identitario dell'ordine architettonico. Di questo sorprenderebbe il contrario, anche se ciò andrebbe verificato su un campione più vasto, ma che probabilmente non è mai esistito. Battista conosce il trattato di Vitruvio avendolo tradotto e illustrato. Come noto, oltre all'incunabolo corsignano, esistono tre traduzioni, due nella biblioteca corsignana ed una nell'archivio della compagnia, della quale vediamo la copertina. Ed ha rilevato direttamente un cospicuo numero di edifici antichi, oltre ad aver copiato i disegni del fratello. Tale stretta somiglianza, tuttavia, da una parte mostra un'attività che poco aggiunge al progresso dell'architettura romana degli anni 30, dall'altra però non la fa nemmeno regredire, mantenendo un livello comunque alto e, nel caso della facciata a tempio etrusco, addirittura innovativo da un punto di vista formale, ma non dell'idea che la genera, una variazione di quella del fratello. La scomparsa di Antonio nel 1546 posiziona Battista in prima fila nella scena architettonica romana, ma la presenza ingombrante del suo confratello, fra l'altro Michelangelo, non gli farà compiere lo scatto alla successione ad Antonio, e comunque la morte lo coglierà meno di 2 anni dopo, un periodo di tempo troppo breve per costruirsi una carriera indipendente distinta da quella di Antonio. Grazie. Ringrazio molto Francesco Benelli per essere riuscito a evidenziare, penso per la prima volta, appunto a parte senza contare quella tesi che ha citato, le motivazioni interne di queste scelte progettuali che poi avrebbero avuto una vita, diciamo, una storia di ricezione ampia, soprattutto nella seconda metà del Cinquecento, con le chiese compattamente congregazionali, Santa Maria in Tribute di Luca e chiese consigli, ma diciamo non avevo mai sentito così bene evidenziate invece le motivazioni quell'epoca e di quel momento, quindi ti ringrazio molto. A questo punto, diciamo, che ore sono e quanto tempo ci resta per... 5. Sì, forse a questo punto più di innescare un dibattito su temi che però francamente mi sono sembrati molto interessanti tutti e suscettibili di domande, forse io ardirei chiedere a Pier Nicola di dire forse lui due parole a conclusione di questa giornata di studio, sì, con un po' di fatica.
così fare tempestivamente e fulminiamente considerazioni su tante temi importanti emersi anche in quest'ultima, in quest'ultima tornata della nostra giornata. Sono pronto subito a esporre i miei ringraziamenti. Sono molto grato per l'iniziativa di questa giornata, prova di amicizia dei tanti che hanno contribuito a realizzarla, accettando di partecipare nonostante la lontananza e altre difficoltà altrettanto gravi. In primo luogo ringrazio Francesco Verenni, che ha ideato una sorpresa per me doppiamente piacevole, perché è rimasta letteralmente una sorpresa fino a pochi giorni fa, elaborata a mia insaputa da Francesco insieme a mia moglie Anna, e una sorpresa anche perché su questo cambierei atteggiamento dopo tutto quello che ho sentito in questi giorni di apprezzamento anche eccessivo da parte di tanti ex studenti e colleghi miei, perché mai avrei immaginato che si potesse destinare a me un'iniziativa del genere. Ringrazio poi il professor Moschini per averci ospitato con grande cortesia nell'Accademia di San Luca. Voglio ricordare in questa occasione in primo luogo il relatore della mia tesi di laurea, Paolo Marconi, tra i tanti che mi hanno aiutato a trasformare un'attività che avevo iniziato per diletto in un lavoro in cui si ha il privilegio di un dovere che coincide col piacere. Ringrazio infine i tanti ex studenti di diverse generazioni che con il loro interesse e curiosità mi hanno spinto a cercare risposte per problemi nuovi. Molti di questi studenti qui presenti hanno acquisito una feconda passione per la storia dell'architettura, e tutto questo in un momento in cui è naturale fare un bilancio della propria esistenza. È un motivo di conforto constatare che si è trasmesso qualcosa di positivo, oltre al metodo e all'interesse per la storia, qualcosa di positivo, cioè la passione per quello che si fa, che continuerà a dare frutti nel tempo. Infine, un ultimo ringraziamento, anche se non dovrei farlo perché l'interessato non lo vuole, ma io lo faccio lo stesso. Un ultimo ringraziamento a mia moglie Anna, che mi ha sempre aiutato a rendere comprensibile e chiaro quello che scrivevo, oltre tutto, e soprattutto non mi, insieme ai figli, a quelli che avevo più vicino, non mi ha mai abbandonato, nonostante lo spazio che ho concesso a Vitruvio, Fabio Carpi, Fabio Conto, Antonio da San Gallo e tanti altri nella mia esistenza. La misura di quanto questo potesse essere un peso per altri me l'ha data mia figlia Dalia, che quando malapena sapeva leggere e scrivere ha messo insieme due, tre righe di rime su Fragio Condo. Mi chiedo come sarebbe il mondo senza, come sarebbe il mondo senza Fragio Condo. Cento meglio senza quello scoccione.